Sono Angelo, sono il presidente dell'associazione Monti Naviganti che ha in gestione la Mal Gazzanoni dal Parco dell'Aveto e siamo quattro soci che ci alterniamo nella gestione della malga. E lo facciamo tutti per passione perché per noi questo è un secondo lavoro impegnativo ma molto bello, piacevole, si svolge in un luogo bellissimo, ci piace incontrare la gente, ci piace raccontare le bellezze di questo posto e quindi metterlo a disposizione di tutti quelli che vogliono venire a condividerlo con noi. Quattro posti letto e per mangiare diciamo possiamo arrivare fino a una quarantina in tempi buoni, insomma facendo un po' di fatica, però lo spazio non manca, ci stiamo attrezzando, stiamo allargando un po' la disponibilità qua fuori. 24 in quante camere? 4 camere, una camera doppia detta la suite e poi una camera da 6, una camera da 7, una camera da 9 e la particolarità per essere un rifugio è che ogni camera ha il suo bagno, quindi ampia disponibilità di bagni, docce, acqua calda prodotta dal sole perché abbiamo un impianto di termico notevole e siamo completamente autonomi dal punto di vista energetico perché siamo isolati, siamo staccati dalle reti, quindi anche dall'elettricità è prodotta con pannelli fotovoltaici, il riscaldamento in parte solare, in parte con termocamino. E poi c'è anche un piccolo aiutino con una caldaia a gas.